Ancora. Quindi, se siete d'accordo, stasera anticipiamo di qualche minuto. Siete d'accordo? Non sento. Microfonista, dove sei? Alziamo il volume. C'ho solo una mano e mezzo. Ti paghiamo, sei multifunzione, multitasking. Sì? Mi sentite? In fondo mi sentite? Dice, preferiamo non sentirti. Va bene, grazie. Sì, sì. Allora, se siete d'accordo, ho detto iniziamo. Siete d'accordo? Bene. Allora, questa sera io ho il piacere di presentare Vito Pirruccio. Prima un amico, poi un dirigente scolastico. E il motivo di questa presentazione è l'ultimo libro che ha scritto, Camini spenti. Io ho avuto il piacere di leggerlo e nel leggerlo mi sono anche emozionato. Spero che questa sera possiate provare le stesse emozioni che ho provato io. Accanto a Vito Pirruccio c'è Alessandra Tuzza e poi c'è il nostro mitico Mollica. Che dire, buona serata, buon ascolto e mi raccomando intervenite. Grazie. Allora, buonasera, intanto è una gioia essere qua dopo qualche tempo e soprattutto accanto a due amici che stimo. Il professore preside Vito Pirruccio, che ho conosciuto non solo come autore ma soprattutto come educatore e che ho avuto modo anche di conoscere la sua abilità amministrativa nel gestire uno dei più grossi circoli didattici del territorio, e il collega Ugo Mollica, con cui è sempre un piacere incontrarsi e dialogare per imparare come è giusto fare da chi ne sa più di noi. Questa è una serata che ci permetterà di addentrarci nei nostri ricordi, nella nostra cultura. Quando mi è stato proposto dall'associazione di presentare questo libro, a dir la verità ho subito accettato, perché è un tuffo in quella che è la nostra realtà, la realtà dei nostri borghi. Camini spenti sul filo della memoria di Vito Pirruccio è un testo che ci riporta all'improvviso in una favola, la favola dei nostri borghi antichi, che purtroppo, come camini spenti, rischiano di venire smarriti dalla foga della quotidianità, vengono sempre più abbandonati, rischiano di morire. Il camino spento su cui si sofferma in particolare il testo è il paese di Gagliato, un paese della provincia di Catanzaro, ma potrebbe essere anche un paese del nostro territorio. Un paese che purtroppo ha dovuto osservare nel tempo come è possibile perdere la propria popolazione senza riuscire a far nulla per fermare quella che è una fuga non solo di cervelli ma anche di anime, di corpi, di vite, da quelli che sono i centri storici del nostro territorio. Gagliato vive e ci invita ad essere conosciuto dalle pagine di questo testo di Vito Pirruccio, che, come dice la prefazione di Ugo Mollica, è un testo che si fa leggere tutto d'un fiato.
Io non nego che per molti pomeriggi l'ho portato in spiaggia con me, mi ha fatto compagnia, è stata una compagnia che da anni non provavo, quando leggevo testi di Saverio Strati, quando leggevo i testi che mi hanno formato, diciamo, nella mia gioventù. E come questi testi, anche il testo di Piruccio si fa leggere, si fa divorare, perché ci accompagna in una realtà che sembra lontana, ma in realtà è nostra, sono le nostre radici. E mi è piaciuto molto anche soffermarmi sulla prefazione, ne parlavo all'inizio con il collega Mollica, perché la prefazione è stata scritta da Ugo, e come ogni buona prefazione fa, accompagna e introduce al testo senza sovrapporsi ad esso. Ed è importante, perché questo ci lascia gustare ancora di più quella che è la narrazione, di una prosa semplice ma davvero giornalistica, perché il nostro autore, e si vede, ha una formazione giornalistica, lo dice la sua biografia, è laureato in scienze politiche come i migliori giornalisti d'un tempo, ama la comunicazione. E si nota da quelle che sono le righe veloci, che si fanno davvero divorare. E vorrei capire come nasce questo testo da parte dell'autore, qual è la difficoltà che ha provato nel metter giù questa narrazione che a me sembra molto veloce. È stata, se non sbaglio, una architettura che si è devoluta e sviluppata in poco tempo. Grazie innanzitutto agli amici del libro, grazie a Cosimo, a tutti gli organizzatori, che mi piace partecipare con loro a queste iniziative che io sostengo fin dal primo momento, quando ce ne siamo andati per cedere questo spazio, perché qui c'era la scuola media, perché fanno un'opera importante. E grazie naturalmente a tutti voi e agli amici dell'associazione EICAR, che sono sempre puntuali e precisi a seguire le attività che anche io promuovo, in questo caso non come associazione ma come componente. E ringrazio Ugo, poi mentre parlerò poi ringrazierò tutti qua. E allora, come nasce? Io ho avuto una grande gioia nella mia vita di aver vissuto gli ultimi 11 anni della sua vita con mia madre, che è morta a 91 anni 2 anni fa, e che ha vissuto gli ultimi 11 anni sempre con me, e per cui noi ammazzavamo il tempo a parlare. Lei aveva una mente lucida, lucidissima fino all'ultimo momento. Io ne ho fatto grande, grande tesoro. Peraltro i ricordi dell'infanzia sono i ricordi che non si cancellano mai, che caratterizzano il nostro modo di vivere e poi la nostra crescita. E noi torniamo alle radici. Non è un caso che io a un certo punto cito la Luna e Falò, no? Che un paese ci vuole, non fosse altro per lasciarlo e andarsene, perché c'è sempre qualcuno disposto ad aspettarti. E questo qualcuno sono quei vicoli ormai vuoti, tipici di tutti i paesi della Calabria, e non solo della Calabria, ormai tutto l'Appennino è vuoto, però sono i paesi che conservano la nostra memoria, e penso che siano gli unici ambiti territoriali del nostro spazio che hanno la memoria di quello che siamo stati. Tutto ciò che è nato successivamente, per esempio sulla costa, non ha la caratteristica delle comunità così intese, perché non per nostalgia, ma quei vicoli che io poi ho cercato di ripopolare con la memoria, è stato questo il tratto caratteristico. Io ho ripopolato quei vicoli con la mia memoria, dando anche la possibilità di vedere tra le righe alcuni messaggi. Ora, quei vicoli avevano il senso della comunità. Uno, perché c'era una comunità che aveva un'attività produttiva alle spalle, sia pure di limitate proporzioni, quale era l'attività agricola, che poi era collegata a tutto il resto, le botteghe artigiane, aveva una sua caratteristica produttiva propria, che purtroppo il dramma dell'emigrazione poi periodico ha completamente stravolto. Oggi tutte le comunità interne possiamo dire che sono dei dormitoi di pensionati, non hanno
Io parlavo con quei pochi ragazzi che ci stanno e dicevo: qual è l'attività, vi ricordate quando facevamo a scuola elementare, qual è l'attività economica prevalente nel paese? E non sapevano rispondere, che agricoltura non c'è, artigianato non c'è, industria non c'è, turismo non c'è, se non questo di ritorno durante il periodo agostano. Non, questo significa che le nostre comunità, non avendo un'attività produttiva, espressione propria alle spalle, hanno perso il connaturato strutturale della comunità. Poi erano naturalmente delle comunità chiuse, fondamentalmente, no? E questo creava una vera e propria comunità nel senso stretto del termine, vale a dire, io pensavo, infatti richiamo la scuola, i bambini erano i bambini della comunità, non erano i bambini della famiglia. E questo mi è tornato subito, ecco perché l'ho scritto. Io ricordo che quando si usciva dalla cerchia stretta del borgo in cui si abitava, della via, e si andava in un'altra, ti dicevano: Tuccio, ma tu che fai qua? Si preoccupavano, no? Oppure dicevano a mio padre: oggi ho visto che c'era un controllo sociale, ma non un controllo sociale negativo, era un controllo che la comunità esercitava sui propri bambini. E poi avevano dei connotati valoriali molto chiari: etica del lavoro, prima di ogni cosa, che purtroppo abbiamo ormai smarrito. Etica del lavoro, e con l'etica del lavoro era l'etica della responsabilità individuale, che era responsabilità anche collettiva. Io mi rifaccio, poi questo mi ha consentito anche di andare nei personaggi che io ho conosciuto e che io poi ho rivisto da grande, anche di natura politica. Avete visto, c'è un pezzo dedicato a un podestà contadino che io mi ripropongo di riprendere e di dedicare proprio a lui una approfondita analisi del suo breve, perché di 3 anni, e che ritorna sempre ai valori. Quello era un contadino, sia pure fascista, ma aveva una struttura valoriale impeccabile, e quando io l'ho conosciuto, ormai anziano, mi incuriosiva tantissimo. Naturalmente, quando è morto io avevo 18 anni e non ho avuto la possibilità di capire, ecco. Però l'ho capito poi successivamente, leggendo per caso in alcuni suoi atti che ha compiuto all'archivio di Stato di Canzaro, che mi trovavo, che mi ha aiutato anche in questa ricerca. Io a tal proposito ringrazio Francesca, che non vedo nel pubblico, non so se è qui presente, è qui, perché in questa ricerca mi ha aiutato nella ricerca di archivio, è stata con me, io il paziente, quello che non lo sono io apparentemente sempre un paziente, però ho aperto subito, e invece lei è molto paziente e mi ha aiutato tantissimo, e mi ha aiutato Ugo, perché vedete come l'ispiratore è Ugo, che è l'anziano del gruppo. Quindi è un lavoro di gruppo. Allora, anche come gestione è anche un lavoro di gruppo, come filo è mio, e io ci ho tenuto tanto a mettere dentro la scuola, perché io ho una grande preoccupazione, la preoccupazione che ho, perché i custodi della memoria sono le istituzioni, e le istituzioni formative ed educative per eccellenza, l'unica che noi attualmente abbiamo come istituzione che ancora regge, sia pure con molte difficoltà, è la scuola. E io ricordo 2 maestri che iniziavano, quando ancora non era di moda, lo studio della storia partendo dallo studio della comunità, della storia della comunità, non dalla macrostoria, ma partendo dalla microstoria. Questo avveniva già negli anni 60, quando c'erano le cosiddette avanguardie educative. E se voi vedete, anche in quello che è stato scritto qui da noi, molto è stato scritto da maestri, allora erano maschietti in prevalenza, meno maestre, ma maestri hanno dato un grosso contributo nella descrizione delle nostre aree interne.
Sì, ci sono due maestre che da queste pagine abbiamo imparato a conoscere, sono le maestre Matozzo, due figure guida, no? Per i ragazzi del comune di Gagliato, ma anche per la comunità. E due figure che, se si ricordano dopo tanti anni, come se fossero vive, perché ci piace sentirle vicine, no? Leggendo il libro, e si vede l'attenzione che loro hanno verso i loro alunni, anche quelli un po' più scapestrati. Chi lascia le lezioni magari per fuggire in mezzo alle viuzze non viene rimproverato semplicemente, ma viene indotto, grazie all'esempio, all'amore verso la poesia, la cultura, a ritornare sui banchi. C'è ancora questo maestro, questa guida oggi, secondo te Vito, ma anche secondo te Ugo dopo? Allora, forse non ci può essere, però dovrebbe essere, nel senso non uguale, ma dovrebbe avere la stessa struttura. Mi spiego. La maestra di cui parlo io è la maestra Ernesta Matozzi. E la ricordo con due episodi. È stata la maestra mia e di mia sorella. Uno non l'ho raccontato per dovere di riservatezza, però lo racconto qui. E invece l'altro l'ho raccontato. La maestra Matozzo io l'ho avuta fino alla terza elementare. Siccome mia sorella, io siamo in due, ha 9 anni più grande di me, quindi invece l'ha avuta per tutta la sua fino alla quinta elementare, poi per l'avviamento, perché allora c'era l'avviamento. Allora, io ricordo questo episodio. Eravamo in terza elementare, allora si ricordava quando si arrivava a scuola, il primo giorno di scuola era il primo ottobre, non succedeva nulla di male che iniziava a scuola il primo ottobre. Allora, consegna, chi aveva la consegna del cancellino, chi aveva la consegna di mettere i fiori all'altarino della Madonna, chi doveva avere la consegna di iniziare la preghiera, quella di chiudere. La consegna, un'altra importante, era quella della riga. La consegna della riga. Ci siamo candidati a portare sta riga. Praticamente un ragazzo, Salvatore, che era il più grande, che era stato bocciato 3 anni, alla fine è rimasto lì parcheggiato per tutta la vita, e poverino, ecco, quella era una scuola che da questo punto di vista non andava, e io siamo stati i primi a subire le conseguenze di quella riga, perché prima io e poi lui, perché a differenza di adesso era abbastanza irrequieto, pure io ero, oggi mi avrebbero messo pure me in qualche modo in ubesse, sicuramente me l'avrebbero messo, perché ero molto molto irrequieto, e l'abbiamo saggiato io e lui subito. Ma è un fatto che la dice lunga, ed è questo. Un giorno Salvatore, noi arrivavamo presto a scuola per giocare ai cavedati, era un gioco molto pericoloso, si saltava in groppa, era di una pericolosità estrema, che mi ha portato, per dirvi quanto ero irrequieto, alla rottura di tibia e pelle. Allora, arriviamo a scuola, Salvatore, che era il più grande, tutte molto seguito, dice: io oggi vedete che non vengo a scuola, a Salo, marinare la scuola, che è una cosa che abbiamo fatto tutti poi, no? E se ne va in una zona che si chiamava il Boschetto, era un boschetto, era una zona vicino alla scuola, poi la comunità quella era. La maestra si accorge di questo, perché un'addetta alla cucina, perché avevamo la mensa, che la cucina stava dentro la scuola, si vede che ha fatto la soffiata. Arriviamo in classe, prima mi domanda a me, io ero il capoclasse, buscava sempre, e mi fa, dice, sapete perché non è venuto Salvatore? E io avevo dato la consegna di non parlare, e tutti quanti zitti. Allora la maestra Matozzo dice: bene, vedrò perché non è venuto a scuola. Prendete il quaderno, senza libri, ne avevamo il libro di lettura e sussidiario. Anche con 2 libri non siamo venuti mai. E dice: scrivete questa poesia, Marino Moretti. Le prime tristezze, sì, il titolo di questa poesia. In pratica è la storia di un bambino che non va a scuola. Marino la scuola, se ne va in giro, e a un certo punto, mentre è lì, passa il tempo e non passa mai, perché quando non si va a scuola, mi è capitato,
Vedete che non passava mai, tranne se, quando siamo stati più grandi siamo andati con il rispettivo ragazzo o ragazza. Dice, a un certo punto dice la poesia, e le ore non passavano mai. Il silenzio tenea tutto il mio cuore in quella triste libertà perduta, e l'ansia mi credea d'essere veduto del signor Monte, del signor dottore. Pensavo alla mia classe, al posto vuoto, al registro, oh il nome mio nel silenzio. Ci dà questa poesia e ci dice, guardate che questa poesia, lunedì, tutti quanti dovete venire qui, quando Salvatore sarà in classe. E poi portate solo il quaderno, niente libri. La mattina, nel lunedì, iniziamo, e io, era la mattina, non sono andato a letto, tutta la poesia, tutti quanti preparati, Salvatore lì, seduto, così. Allora dice, adesso prendete il quaderno e fermatevi sulla strofa, il rimorso tenea tutto il mio cuore in quella triste libertà perduto e l'ansia mi credea di essere veduto. Spiegate il significato di questo, eravamo in terzo. Allora chi diceva la maestra, ma che significa? Allora, ritornate, l'ansia mi credete, il rimorso tenea tutto il mio cuore, forzava sul rimorso. Vedete, avevo utilizzato una strategia di cose che poi non, io ho marinato la scuola successivamente, sempre mi veniva in mente e non l'ho dimenticata mai più questa poesia di Marino Moretti, che un poeta non, non Ada Negri allora era più conosciuto, ma questo qua è meno. E tornava alla morte. Altro episodio che io non racconto per le cose, non ha rivolto più la parola a mio padre, perché mia sorella, molto brava a scuola, molto brava e non irrequieta come me, molto ma molto brava, e tuttora nonostante legge continuamente tutto, mio padre che era molto geloso non ha fatto proseguire agli studi. La maestra Mattozzo l'ha chiamato e gli ha detto, voi commetterete il più grande reato della vostra vita e dove vedete me non dovete rivolgere il saluto. Non la, mio padre l'ha continuato a salutare, lei non ha mai risposto al saluto ed è stata peraltro profetica nei confronti di mia sorella. Questo vi dice, e ritorno alla domanda, oggi non perché non ci siano gli insegnanti che possono avere questo ruolo, oggi non si può entrare in questo modo nel vissuto di una famiglia o di un o di un ragazzo, non si può subito dice la maestra che ne vuole sapere lei della famiglia, le tragedie familiari come sono oggi, c'erano anche allora, non è che non ci fossero le difficoltà, c'erano anche di più, ma la maestra sapeva il vissuto e interveniva con autorevolezza nel vissuto, tant'è vero che quando si diceva e la consegna era questa, rapporto genitori famiglia, era uno minati. Non arrivava lì a sapere, a dire, perché rimetti su 3, 4, 5, minati. Quindi c'era una delega in bianco che era una delega assoluta, che nel caso specifico la maestra Ernesta Mattozzo ha preso come rapporto della sua vita. Mio papà è rimasto umiliato sempre. Questa ha vissuto perché ha avuto una bella vita, è morta a 92 anni e mio padre sempre diceva questa qui io la continuo a salutare ma lei non mi ha mai risposto. Quindi Ugo, a te la parola, questi maestri sarebbero possibili oggi? Buonasera, ciao Siderno, torno a Siderno che è casa mia, dopo avervi lavorato, diciamo, vedo il nipote di Aldo De Leola e voglio ricordarlo davanti a voi. La nostra cugina era qua a due passi da qui, la sede del premio letterario che per 15 anni ha portato a Siderno tanta bella gente. Scusate questa divagazione, vengo ad Alessandra. C'è tempo e c'è spazio, è necessario che ci sia. Guardate che ce la stiamo giocando completamente questa mia Italia meravigliosa.
Guardate che la scuola non è una fesseria, è uno dei due elementi chiave che, se il Padre Eterno di cui parlavamo prima volesse fondare una nuova nazione, comincerebbe dalla scuola e dalla giustizia, perché la scuola semina e produce, la giustizia controlla. Da questo punto di vista oggi siamo nel deserto più amaro. Questo è un libro di scuola. Vito ha parlato del libro ad altezza di bambino, diciamo così, anche se l'ha scritto ad altezza di letterato, non di giornalista. Mi perdoni se faccio questa correzione. Questo è un libro carico di sentimenti veri, è un libro di scuola, un libro di uomini di scuola. Guardate che i monumenti più grandi che si possono avere in ogni luogo sono gli uomini, che se sono grandi e giusti creano monumenti meravigliosi. Ma se in una terra ci sono solo monumenti e uomini non da bene, quei monumenti crollano. Questo è un libro di scuola, dicevo io, oltre che dell'infanzia, delle emozioni grandi, che Vito ha fatto riaffiorare con la nobiltà della sua terza giovinezza, che è più verde delle precedenti. Per questo io mi sono avvicinato a Vito. E dato che non ci siamo incontrati lungo il percorso mio di docente, io mi sono arrabbiato un sacco di volte, avendo conosciuto l'entità interiore di Vito. Come mai? Io ho cercato dappertutto, è vero o no? Cercavo rivoli nuovi per trapiantare pianticelle importanti nella scuola. E c'eri tu e non ci siamo visti. È vero che te l'ho detto tante volte, Vito. E oggi mi sono iscritto alla sua scuola. Io mi sono iscritto all'ICARE proprio per l'amore di frequentare ancora una scuola e pensare in qualche modo alla scuola. E stiamo pensando davvero, con tutte le difficoltà. Vedo i miei compagni di scuola, ci sono una quindicina qua in queste sedie stasera. E li abbraccio tutti quanti, con la mascherina però, va bene? E allora è un libro di scuola. Pensate alla fine, che conclude con un viaggio dantesco nell'oltretomba, dove incontra l'ispettore Fusca, nei panni di uno che la scuola l'aveva servita e onorata e che la conservava nell'amore grande, di quello che ha detto in quel dialogo epistolare. Sembrava veramente un... è vero, Vito? E io a Fusca l'ho conosciuto, parlavamo di poesie, mi ricordo eravamo coricati per terra sul castello di Viarbore una volta, che presentavamo un libro di poesie. Però poi non conoscevo tante altre cose di lui. Libro di scuola. Perché è un libro di scuola questo? Perché c'è bisogno di questi docenti? Perché c'è bisogno di tante cose adesso nella scuola? Io non so come faccia ora l'Italia a rifare tutte queste cose che mancano. La scuola ha bisogno di docenti degni di questo nome, con uno stipendio che li onora, con una dignità che li onora, perché dall'onore del docente nasce l'influenza del sentimento dell'alunno. Se un alunno guarda un docente che è deprivato delle sue condizioni di altitudine che dovrebbe avere nella società, questo ragazzo impara male la sua strada. Pensa che non è vero o non è giusto la scuola. Tanto poi c'è la raccomandazione, il colpo ad effetto. Di queste cose parla il libro. Io sentivo Vito, Alessandra che la imbeccava bene,
sentivo il Vito che raccontava, ma lui è bello in questo libro per quello che guarda da sopra e che ci manca e ci mancherà chissà per quanto tempo ancora, la dignità del pensiero e dei sentimenti. Perché se la scuola non produce sentimenti, non produce gente educata nei valori profondi, inutile aspettare di avere classi dirigenti. Da dove devono arrivare? Chi le deve produrre? E oggi, e questo è il compito della scuola. Alessandra, ti restituisco il microfono. Sì, ci devono essere. E noi dobbiamo fare di tutto perché ci siano docenti di quel tipo, alla moderna certo, non con la riga di cui parlava Vito, ma perché ci sia l'autorevolezza, la sensibilità, la cultura e l'affetto. Grazie, perché sentendo queste parole ricordo un po' anche della mia infanzia. Io ho avuto una nonna che era una delle più antiche maestre di questa scuola che abbiamo alle spalle della Pascoli, la maestra Giordano. E lei ha cresciuto tanti, tanti giovani che poi sono diventati a loro volta maestri, come del resto anche mia madre che ha insegnato 40 anni al magistrale producendo generazioni di maestri. E so quanto è fondamentale il ruolo dell'insegnante, della scuola, ma non solo per la formazione dei ragazzi, ma anche per la formazione della società stessa, affinché al di fuori del libro possa uscire fuori quella che è la coscienza civile, sociale della nostra comunità. Ed è quello che amo anche, ho amato leggere da queste pagine. Voglio giusto ricordare come inizia Camini Spenti. La casa chiusa da 13 anni presenta tutti gli acciacchi della vecchiaia e dell'abbandono. Fredda, chiazzata di muffa, ragnatele in soffitta per attestare che anche l'abbandono non è mai completamente tale. All'ultimo piano, con una vista mozzafiato sul Mar Ionio, c'è la stanza della mia infanzia, della mia adolescenza, con un fermo immagine che risale al 1976. Un manifesto pendente del Che Guevara, di un rosso sbiadito dal tempo, ma penetrante nello sguardo incorniciato nell'icona di quegli anni 60, passati alla storia con il periodo del boom economico e della contestazione giovanile. Ricordo di averla acquistata a Catanzaro in occasione del concerto tenuto allo stadio dal gruppo cileno degli Intillimani. In quegli anni anche noi giovani di periferia ci sentivamo partecipi di quel moto vorticoso della storia, che ci avrebbe visti protagonisti di grandi cambiamenti. L'irrompere sulla scena del movimento studentesco, il protagonismo femminile, i diritti civili, le libertà dei popoli oppressi, non erano appannaggio solamente dei gruppi giovanili che mettevano in subbuglio le piazze delle grandi città. Ma gli echi movimentisti arrivavano chiari, anche in periferia, e ognuno di noi si sentiva quasi marchiato da una missione: cambiare il mondo. E questo, direi, una delle pagine più intense del testo, che mi ha davvero portato anche un po' a rivivere un'infanzia in cui il manifesto di Che Guevara era nelle nostre stanze, qualche anno dopo di quelli che descrivi tu, Vito, ma anch'io l'ho visto come icona della mia infanzia, della mia giovinezza e come impeto a cambiare. Quindi invito a non accettare uno stato di fatto, ma a cambiare in meglio possibilmente quello che ci attorniava, anche dalla periferia. E questo, forse questo impeto oggi lo abbiamo un po' perso, questa voglia di cambiare io non la noto così viva. Noto invece molto molto arrivismo, molto pressappochismo, molto calcolo. Lo vedo nei nostri politici, lo vedo quando ci si approssima alle elezioni, anche nei nostri piccoli centri. Il calcolo non è più il bene comune, non è la voglia di cambiare, ma è la voglia di emergere. Ed è questo qualcosa che forse noi stiamo rischiando di perdere. Gli ideali che comunque in questo libro ci sono, gli ideali che sicuramente sono nati su quei banchi di scuola e grazie a quei maestri, che poi accompagnano l'autore nella sua vita e nella sua narrazione. E
quello che potrebbe essere un invito a chi legge questo testo è di riscoprirli, di farli rivivere nuovamente questi ideali per cambiare, perché obiettivamente rischiamo che i nostri camini spenti non siano soltanto i borghi storici che ci attorno, ma anche le nostre società quotidiane. E questi camini spenti potrebbero essere davvero molto più pericolosi se si spengono nonostante la nostra presenza. E io penso che in questo il nostro libro potrebbe aiutarci, che ne pensi? Penso che aiuti di più la riflessione profonda che hai fatto tu, perché è proprio questo il pericolo vero, questo è un pericolo veramente vero. È vero, ognuno di noi porta la sua, è portatore della sua storia. Io ho aderito giovanissimo, avevo 14 anni quando ho aderito al Partito Comunista, allora si chiamava Federazione Giovanile Comunista perché non ci si poteva iscrivere prima dei 18 anni, pur provenendo da una famiglia cattolica democristiana, mio papà era un democristiano di ferro. Ed è vero a questi ideali, no? Ricordo questo, stamattina ci siamo visti con un vecchio compagno che abbiamo partecipato assieme a questo concerto degli Inti Illimani a Cananzaro il 23 agosto del 1976, no? El Pueblo Unido Jamás Era Vencido. È vero, quelli erano i moti che arrivavano, però dico una cosa, io la mia esperienza, la mia scelta l'ho fatto perché ho visto nel mio paese gli esempi, non sono stato spinto originalmente dai moti che venivano dalla cultura esterna, c'erano dei riferimenti precisi nella mia piccola comunità e lo racconto. Allora, io ho la mia formazione è cattolica perché sono un ex allievo salesiano, eppure da quella formazione mi ha portato ad aderire allora al Partito Comunista. Però mi davano molto quei contadini e alcuni li ho citati, vale a dire la loro voglia, nonostante non avessero strumenti, perché mancavano per necessità, ma non perché non si applicassero. Ecco perché dico che la scuola è fondamentale. La scuola oggi spesso non è un magazzino che in camera distribuisce, si rassegna ad essere luogo di transito. Ed è brutto questa idea. Io vi ricordo questi comunisti, no? Questi contadini che erano impegnati, trasmettevano questo senso della compattezza, dell'ideale, e questo mi affascinava, pur trovandoli in alcuni momenti goffi. Io descrivo, no? Un comizio, viene a parlare, poi io l'ho conosciuto, adesso è morto purtroppo, a Pisa, Angelo Coniglio, lui era originario di Guardavalle, era un maestro elementare, però era impegnato in politica, era segretario della federazione, poi consigliere provinciale, ha fatto tutti i gradini. Ed è venuto alla campagna elettorale e l'ha presentato il segretario della sezione, noi eravamo ragazzi, era un contadino, si chiamava Munciuncio il soprannome, si chiamava Pino per San Piere, aveva 9 figli. E sono stato contento perché tutti i 9 figli mi hanno chiamato, che ci sono in Germania, si sono presi il libro e mi hanno chiamato perché l'ho ricordato. Allora lo presento, non c'era nessuno, perché la difficoltà era anche questa, non c'erano. Poi cominciamo a venire i giovani che avevamo avuto a scuola, quindi davamo più un tocco, diciamo, nel confronto politico, ma loro non avevano gli strumenti, e quindi lo presento a questo contadino. Allora ricordo che esordisce così: vi presento il compagno, si scordavano come si chiamava, dice: come vi chiamate? Coniglio. Coniglio, dice: Coniglio, e chi cognome? Pensavo che erano un Giulio. Dice: allora come avete fatto voi adesso? Noi tutti, e mi si fa ridere, questo si incavola, dice: chi vuole ascoltare ascoltare, chi no può pure andare. No, esatto. Anche tutti a ridere. Il Coniglio intelligentemente lo prende, dice: il compagno per San Piero, vedete, non ha studi, però se voi riuscirete a parlare bene l'italiano rispetto a lui, lo dovete a lui.
Allora ammutoliti e tutti quanti, vale a dire, ha recuperato, da bravo maestro, ha recuperato un'espressione così che ci ha fatto tutti ridere, l'ha recuperato. Poi c'era un altro comunista, che io lo vedevo sempre con i comunisti, mi dicevano che era sardo, no? E invece non era sardo, poi l'ho scoperto adesso che non era sardo. Dice Campesi, Campesi. E noi eravamo ragazzi, era comunista sempre. Allora, nel 64, mio padre era democristiano sempre, no? A sera era in religioso silenzio, bisognava ascoltare un comunicato, non avevamo la televisione. Allora, la notizia che è stato colpito da ictus cerebrale, come si chiama, Palmiro Togliatti. Allora mio padre commentando dice, mo qui sente queste comuniste qua, non era tanto dispiaciuto, ma però dice, chi sente mo queste qua, perché li vedevano molto compatti, combattivi, erano invidiati allora la politica era molto divisiva, no? Erano invidiati. Allora questo dire l'ha trasmesso a me. Noi eravamo sempre in giro, non è che c'erano problemi, non c'erano orari. Allora vado il giorno dopo, esco ed erano sedute a una panchina dove c'era sotto un muretto, c'era un gelso, c'era Campesi, sto per Sampiere che era segretario politico della sezione e un altro. Allora io passo e gli dico, morì un capo vostro, tutto contento. Questo qua dice, e il tuo per Dio è morto prima, aveva un bastone, mi tira sto bastone, non mi prende fortunatamente, ma va a finire sul gelso, si blocca sul gelso, e quindi questo rimane senza bastone. Io non sapendo cosa fare, dico, ma che faccio? Salgo, la panza mo, vado su, prendo sto coso, glielo butto e me ne vado, perché lui in effetti era risentito, no? Ebbene, un giorno, siccome avevo fatto una cosa sul confino politico, mi trovo nella bibliografia il nome Campesi. Dico, puoi vedere che è questo. Campesi Salvatore, nato a Rotondella Potenza. Non era sardo. No. E vado a scoprire. Allora mi cimento per vedere, ecco, mi ha aiutato qui Francesca pure con l'informatica, chi fosse sto cosa. Era stato confinato politico durante il periodo fascista, nel 1936 era venuto al mio paese, poi era stato condannato perché era stato a Roma ospite di un circolo cattolico e si era incavolato perché questi parlavano bene contro la guerra civile spagnola, erano con la Chiesa, no? E l'avevano condannato a un altro confine a Montefusco in Perino. In pratica era rimasto al mio paese perché ha sposato a una signora del mio paese e ha avuto 3 figli e ha avuto una vita tribolata perché pur rientrando qui dietro un'amnistia che aveva ricevuto dal fascismo in seguito alla proclamazione dell'impero, nessuno gli dava lavoro tranne un podestà fascista, contadino, che sotto sotto lo ha aiutato, che io poi riprenderò con un'altra mia ricerca su questo podestà contadino. Per dire, io l'esempio è vero, arrivavano i motti, tutto quello che è stato il 68 nel mondo, ma io il mio esempio l'ho avuto da vicino, cioè erano quei contadini i quali avevano un'etica del lavoro altissima, non erano i sindacalisti di oggi, eh? Anzi, se non lavoravi non entravi neanche in quella cerchia, perché il titolo di merito era un bravo lavoratore. Quando praticamente si doveva sposare, a prima diciamo notte di favore, se era non lavoratore, un bravo lavoratore, indipendentemente se era comunista o meno, e in effetti davano l'esempio di compattezza. E poi, nonostante la loro non avessero gli strumenti culturali, leggevano. Io di questo signore conservo 2 libri, uno di storia e uno di Gramsci, che non è facile leggere Gramsci perché è storia ancora, ma lui leggeva la questione meridionale su un testo di Gramsci, e quindi vuol dire che aveva un interesse. Quindi è vero,
oggi c'è questa, il pericolo è quello che dici tu, che i cammini spenti non sono soltanto quelli, ma sono i cammini spenti della forza del sogno, e che può venire soltanto però da una generazione di giovani. Io non so, io adesso sono in grado di fare memoria storica e di rivedere i miei errori, non parlo da vecchio, non mi sento vecchio, ma non sono in grado di sognare. Il sogno viene da una gioventù che sa di avere un futuro, se, ed è utopico. Era chiaro pure quello che facevamo noi oggi con il senno del poi, abbiamo detto delle cavolate, però quelle cavolate erano importanti perché ti proiettavano in avanti. Mio padre sempre mi diceva: voi comunisti, vagabondi, diceva. Non so perché diceva che erano vagabondi, si era convinto di questo, perché gli dava fastidio l'elemento rivendicativo a tutti i costi. Però non era sbagliato, no? E io discutevo con lui. Però diceva: una cosa avete giusta, se non avete, se non studiate, il mio lavoro farai. Io ero calzolaio, io sono emigrato in Argentina, se tu vuoi riscattarti hai solo un sogno, mi dice, o studi se vuoi, se no torni e fa come ho fatto io. Quindi c'era un'idealità che era una conquista, ma era anche una trasmissione di forza che veniva dalla famiglia. Lo studio era considerato, ed è, non ci stanno altri strumenti, era uno strumento di elevazione sociale. E siccome ancora un altro strumento di elevazione sociale non l'hanno inventato e non lo abbiamo inventato, significa che l'unico rimasto è quello. Se noi lo dequalifichiamo, come spesso lo dequalifichiamo, a perdere saranno i famosi sogni, i cammini, quei cammini non ci saranno spenti, perché l'idealità che non viene da un mondo giovanile che vede prospettive non lo costruiamo noi. Noi possiamo essere soltanto conservatori di memoria e accompagnatori di memoria, non possiamo essere all'avanguardia di sogni nel modo più assoluto. Come risvegliarli questi sogni nei giovani, a tuo parere? Brava Alessandra, brava. Un sognificio, ci sono qua a Sassiderno sognifici dove andare a comprare un sogno. È quello che dicevamo anche prima, ecco, Vito ha continuato a fare il resoconto, la telecronaca di tutte quante quegli entusiasmi che comunque, con l'esagerazione e con gli errori, hanno rappresentato una valvola di sfogo per tanta gente che usciva da precedenti incubi e chiedeva, sperava. Poi, come diceva saggiamente il babbo di Vito, a un certo punto abbiamo buttato via anche il bambino insieme all'acqua sporca. E dice Vito ancora in un altro luogo del libro meraviglioso, dice: noi abbiamo cercato un avvenire diverso minando i presupposti valoriali dai quali eravamo partiti, e questo ci ha fatti galleggiare. Tante volte noi vediamo dei ragazzi con i quali vorremmo intrattenere discorsi di valore, ragazzi che ci evitano, che preferiscono le illusioni di mercato, le tecnologie, queste cosettine che aiutano a passare il tempo, ma lasciano dentro poco. Oggi c'è un altro fenomeno terribile, vedete. Nonostante, come questa sera, Cosimo, complimenti per la forza con la quale hai voluto pensare un momento in cui non c'è un'amministrazione che bene o male rappresenta qualcuno, un interlocutore, vero? No, qui a Siderno non c'è ancora. Eppure lui ha avuto la forza di creare queste cose. Nonostante ci siano tante iniziative culturali, devo ahimè dire che la gente preferisce certe appariscenze culturali. Vito, aiutami a decifrare questo
questo nome, appariscenze culturali, un qualcosa a mezza strada tra velleitario e astratto, che abbia un significato minimamente culturale. La gente non legge più. Quando si legge un libro, non è importante la trama, il raccontino. Sono importanti due cose: il condimento di sapienza che l'autore di valore riversa nella trama, è importante la rimeditazione personale di quello che hai letto, che ti fa volare, che ti fa partire, che ti arricchisce veramente. Oggi ascoltiamo una presentazione di un libro, vediamo in televisione qualcosa, l'informazione ce la dà la TV, che spesso ha una dimensione, un'altitudine rasostrada, per non dire rasoterra. Per costruire sogni ci vogliono, ecco, entità di valore che sappiano volare. Quando ne troverai uno, voglio comprarmene alcuni pure io, va bene? E comunque dai sogni, dalle visioni nasce il futuro, nasce il progresso. Chi si occupa di progettare qualcosa parte sempre da una visione. Quando io mi occupo in particolare di progetti europei, quando scriviamo, no, il futuro di un qualcosa che vogliamo cambiare, ad esempio di un borgo storico, dobbiamo avere una visione per riempirlo di vita quel borgo, altrimenti riusciremo soltanto a riempirlo di infrastrutture vuote che poi moriranno subito dopo e magari saranno altre cattedrali nel deserto, come tante ne vediamo anche qui in mezzo a noi, che sono costate, hanno impiegato fondi pubblici, però poi alla fine non sono usati perché forse la comunità non ne ha avvertito l'esigenza, non ne ha capito l'importanza o magari non ne aveva proprio bisogno, chi lo sa. Quindi le visioni, i sogni sono fondamentali per chi vuole costruire futuro, per chi vuole semplicemente recuperare e realizzare un qualcosa che abbia vita, oltre quella che è magari la durata XNN di un finanziamento o di un progetto. Ritorniamo un attimo nella nostra Gagliato. Gagliato in camicia nera, perché ne abbiamo parlato, l'abbiamo accennato. La casa della mia famiglia è stata sede del fascio e porta ancora ben in vista sulla facciata principale il motto «Chi non è con noi è contro di noi». Mio padre aveva tentato di coprirlo, ma il colore bianco sovrapposto alla scritta si è sbiadito e il motto è ritornato alla luce. Nonno Pasquale, che aveva acquistato la casa prima del suo rientro in Italia, pur avendo trascorso tutto il ventennio in America, aveva una certa ammirazione per Mussolini ed era nostalgico dell'italianità che durante il regime aveva avvertito nella sua New Rochelle degli anni 30, quando le imprese di Italo Balbo inorgoglivano i nostri migranti d'oltreoceano. Inoltre aveva un legame di comparato con l'ex podestà Giovanni Cutruzzolà, il quale aveva tenuto a battesimo zio Mimì. Quella scritta sulla facciata quindi non lo infastidiva, a differenza di mio padre, e il motto «Chi non è con noi è contro di noi» per tanto tempo era rimasto lì, indisturbato. Queste sono delle scritte che io ricordo c'erano un po' in tutti i nostri comuni, le ricordo a Canolo Vecchio, le ricordo passando nei borghi storici delle nostre colline. E sono delle scritte che ci parlano di un passato che non è così lontano, che forse abbiamo paura anche di ricordare, ma che secondo me va anche ricordato e insegnato ai nostri ragazzi per non incorrere in ulteriori pericoli di ripetere gli stessi errori. Io da poco sono stata in Turchia. La Turchia è uscita da una dittatura qualche anno fa, è una repubblica, diciamo, non proprio a tutti gli effetti, ma lo è sulla carta. Ecco, infatti, da poco ha trasformato una meravigliosa chiesa cristiana, che ho avuto la fortuna di vedere a fine gennaio, in una moschea, e penso che neanche i credenti
diciamo, dell'alta religione siano stati così contenti di questa trasformazione, perché è un qualcosa che andava al di là di qualsiasi attesa. Eppure quella forma di repubblica, che in realtà è una dittatura falsata, riesce a operare questi cambiamenti nella quasi indifferenza di una popolazione che ha perso fiducia o non ha mai avuto fiducia nella possibilità di cambiare, perché è una popolazione piena di contraddizioni, ci sono moltissimi giovani ma c'è tanta povertà, abbiamo le nostre imprese migliori che vanno a investire in Turchia ma in realtà si investe sulla povertà, non sullo sviluppo di quel popolo. Tutto ciò è un qualcosa che non è così distante dalla nostra realtà. Può sembrarlo, ma non lo è. Noi abbiamo in realtà una grande povertà economica e culturale che ci rende deboli, molto molto deboli, molto in bilico anche nella nostra democrazia. E rileggere con attenzione, andare un po' a scartavetrare quelle scritte, chi non è con noi contro di noi e via dicendo, potrebbe anche essere utile, perché qualche anno fa questa forma dittatoriale era anche qui, era presente. Non abbiamo paura di parlarne con i nostri giovani nelle scuole, non abbiamo paura da professori di storia o da maestri ad accennarne già nella più tenera età, perché secondo me lì nasce il germe della democrazia, dalla curiosità e dalla possibilità di leggere gli errori del passato. Cosa ne pensi? Alla fine rispondo alla domanda, però su questo voglio soffermarmi. Perché dicevo, sarà la curiosità che io sto coltivando. E sulla, nella mia, alla mia casa, su questa mia casa materna, c'è questa scritta che è incancellabile. Aveva una pittura voluce, non indifferente. Però mi ha oggi, con la mente critica di oggi, non con un certo faziosismo del passato, io ho visto nella microstoria un riflesso della macro storia. Quello che a me fa, non dico paura, ma che non mi rende tranquillo, non è una svolta autoritaria. Io, le specie del sud, ho una grande tristezza che la forma feudale non sia stata mai archiviata. E la ritrovo attraverso questa figura di Gianni Peppe, di questo podestà contadino. Non è riuscito neanche il fascismo, e ne dà conferma, no? Specie nell'Italia meridionale. Noi abbiamo avuto il nostro imprimatur è uno, il trasformismo. Noi quello abbiamo sposato e continuiamo a coltivarlo. Oggi ammiriamo sempre di più i trasformisti. Potete dirmi quello che volete, ma ne sono convinto, e neanche il fascismo è riuscito. Allora io mi sono imbattuto in Gianni Peppe. Gianni Peppe è morto nell'82, anziano, e io lo conoscevo come il fascista per antonomasia. Sono stato amministratore nel mio paese e mi incuriosiva quando si trattava, io dico, a me sta figura non mi convince, nel senso che questo ha governato dal 1925 al 1928. E gli altri periodi mi pare che siano stati sempre gli stessi, che quelli che erano di prima e sono stati dopo. È possibile che l'unico fascista che era questo ed è durato 3 anni? Me lo sono sempre posto questo problema. Al che un giorno ho detto a Francesco, tu mi devi aiutare, io devo andare all'archivio di Stato, ci dobbiamo leggere tutte queste carte, quando tu trovi me le passa a me, e ha fatto questa ricerca. Siamo andati più volte, la ringrazio di nuovo pubblicamente. Qual è la storia del mio paese, il fascismo del mio paese, che riflette la macro storia? Il fascismo movimentista aveva avuto una grande intuizione, no? Quello di spodestare il Giolitti, in pratica, quello che era il vero trasformismo italiano, che dal De Pretis prima fino a tutta l'età giolittiana ci ha portato al quella, l'arte del governare attraverso la furbizia, che noi abbiamo e continuiamo purtroppo a considerare un valore, invece è un disvalore massimo. Il fascismo della prima ora è stato un fascismo movimentista. Mussolini veniva dalla sua esperienza anche socialista anarchico sorelliana, che non è proprio quella, era la matrice era ben diversa, poi trasformata.
E lo scopo era quello di rompere con le classi dirigenti, in particolare con la classe dirigente meridionale, che invece è rimasta sempre al suo posto poi. Ma al primo impatto, come avviene nei movimenti, il fascismo riesce. E anche nel mio paese è successo così. Scopro che Genepe era un contadino che era, aveva fatto la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale in pratica l'aveva in qualche modo dato forza, legittimato, aveva conosciuto altre realtà. Era intelligente, quindi le potenzialità insite c'erano, ma non aveva gli strumenti culturali. Però aveva grande intuizione e grande coraggio. Sono andato a vedere dal 1808 fino all'avvento del fascismo chi aveva governato la comunità. Due cognomi. Erano le famiglie che si alternavano per non cambiare mai, no? Nel 1920, quando ancora il fascismo avviene nel 22, nel 1920 avviene un fatto che io rintraccio in un giornale che veniva stampato qui a Siderno. E l'ha scritto... come si chiamano? Era il Gazzettino dello Ione. Tittofoto. C'è Occhio su Gagliato, è apparso nel 1961 questo articolo, e parlava della giumenta bianca. Cosa era avvenuto nel 1920 nel mio paese, scritto qui a Siderno? Vedete come è piccolo il mondo, l'ho rintracciato. C'è scritto, e lo pubblico pure nella, visto che in una parte c'è Occhio su Gagliato. Era questo. Che facevano questi contadini e i primi emigranti che erano andati in America, avevano fatto un po' di soldi, e i reduci della prima guerra mondiale, i migliori, no? Diciamo che avevano comprato pezzi di terreno, perché prima erano sottoposti e gli unici che avevano erano le due famiglie lì, quindi vivevano per forza sottomessi. Quindi hanno avuto una forza del riscatto. Avevano comprato questi campicelli, erano diventati piccoli coltivatori diretti del fondo. Che faceva un certo Gennaro Romiti, che era un podestà, che poi sarà podestà dal 1930 al 1939 e che poi sarà commissario a seguito della svolta, sarà antifascista e governerà successivamente. Aveva una giumenta, una cavalla bianca, la lasciava libera. Questi poveri contadini avevano piantato orzo, praticamente si mangiava tutta questa cosa, quindi restavano senza niente, dovevano rivolgersi a lui. E in molti casi erano costretti a vendere questo terreno, a rivenderlo a lui a prezzo più basso. Un giorno Gianni Peppa si mette con un fucile, Don Peppa arriva e dice: mo io ho fatto 3 anni di guerra, mo tu, molti, 600.000 persone morirono, mo quanto, se tu passi, hai un passo più avanti, ti ammazzo e ti seppelli scioccato. Da quel momento in poi non si è più permesso nessuno, quindi Gianni Peppa era, che poi sarà il fascista, però era l'antagonista dei signorotti. Infatti nel 1922 avevano fatto le elezioni amministrative, nel 1920 vincono loro, nel 1922 costituisce una sezione del fascio, 16 iscritti con Gianni Peppa. Gli altri, non potendo rivendicare, perché Gianni Peppa era legato a Michele Bianchi, che era il quadrumvero, molto amico di Mussolini, Michelino lo chiamava Mussolini, il quadrumvero, che era cosentino, quindi era calabrese, era molto legato, quindi era protetto. Gli altri, siccome non potevano prendere la tessera del fascio, si sono iscritti come nazionalisti. Siccome i nazionalisti poi confluirono tutti quanti nel movimento fascista, diciamo che questo qua lo cacciamo. E si costituiscono una sezione di 160 iscritti. Ebbene, grazie alla sua influenza politica con Michele Bianchi, lui riesce, uno, a sciogliere il Consiglio Comunale con un decreto di Federzoni che io sono andato a trovare, in effetti facevano i porci comodi loro, i signorotti, no? Due, il comando del partito fascista è stato dato a lui con 16, e loro non l'avevano mai tollerato questo fatto, e l'aveva spodestati. Nel 1000 venne nominato un commissario prefettizio e lui viene nominato subcommissario. Nel 1926 viene nominato podestà. Che succede? E io stamattina sono reduce proprio da questa cosa bella che abbiamo fatto.
che lui nel 1926, grazie a Michele Bianchi, che era direttore generale del Ministero dei Lavori Pubblici, realizza l'acquedotto comunale, una conquista. Cioè lui riesce attraverso una sorgente che si trova in una località che si a Brisi, a 2,5 km di distanza, di realizzare un acquedotto di 2,5 km per caduta, realizzato da una ditta che lui aveva individuato, Colossimo di Calanzaro, e portare l'acqua nel paese, quando allora l'acqua io non vanno cuvarini, no? Una conquista rivoluzionaria per il suo tempo. Questo ha messo in crisi i signorotti. Era capace, non aveva gli strumenti, ma la capacità c'era. Che fanno? La trama trasformistica. Mentre realizzavano questo acquedotto, il 24 settembre del 26, in un temporale terribile, lo scavo va a una frana, muoiono due operai, uno di 19 e uno di 22 anni. Io sono andato a ritrovare la croce che era seppellita e l'abbiamo riportata adesso alla luce. Muoiono. A chi danno la colpa? A Gianni Peppi. Ma scusate, Gianni Peppi si era prodigato a portare il progetto e tutto. Dici che era andato lui a dire dove mettere la posa quando c'era un'impresa. Un direttore dei lavori, c'era l'ingegnere Colossimo, direttore dei lavori, avevano tramato sotto già il vento trasformismo del fascismo che si faceva praticamente e avanti, stava per emergere, i due potenti signorotti del paese aggirano l'ostacolo, condannano Gianni Peppi perché per aver causato la morte di questi due operai. Poveretto, lui non sapeva assolutamente nulla. Viene spodestato. Chi va a ricoprire la carica del podestà? Gennaro Romiti, cioè uno dei signorotti che il commissario nominato, che si chiamava Chimirri, la potente famiglia Serrese, prima giolittiana e poi fascista, l'aveva riportato alla luce. Gianni Peppa viene espulso dal fascismo, dalla guardia. Lui era, però, vedete, i fascisti della federazione capivano e avevano cercato di proteggerlo, gli hanno dato anche un lavoro, ma lui non ha mandato mai giù che era stato espulso, tant'è vero che lo sapevano solo i signorotti, non lo sapeva la popolazione che lui era esposto, e lui non voleva farlo neanche sapere dell'espulsione, perché era un marchio lui è rimasto fascista, prima fascista e successivamente del movimento sociale fino alla morte, era coerente. Non gli è andata giusta cosa e quindi ha iniziato una battaglia. Poi è stato riabilitato, c'è stata una sentenza, ma ormai lui era stato mandato a casa, che riconosceva la colpa alla direzione dei lavori, ma noi eravamo già nel 1936 e buonanotte Sanaturi. Questo per dirvi, e da noi, io parlo della nostra realtà, quindi io rivedo, rivaluto la figura di Gianni Peppa, e siccome sono andato a vedere sul posto se c'era una croce, ho trovato una croce semi sotterrata, ed è la croce che io poi qui fotografo, che stamattina siamo andati con gli amministratori perché va rimessa a posto, perché è un simbolo del lavoro, dei caduti sul lavoro. Io rivaluto la figura di questo fascista perché era una figura che voleva rompere i cardini del vero handicap della nostra terra, che qui non è mai emersa una classe dirigente borghese innanzitutto. La borghesia qui da noi non c'è mai stata, l'abbiamo saltata questa fase storica. C'era capitata nella rivoluzione partenopea del 1799, le abbiamo fatti fuori le intelligenze del paese e sono rimasti le nobiltà decadute, che hanno vissuto sempre alle spalle, sono stati i famosi ascari poi che hanno fatto sempre da codazzo ai potenti della nazionale a scapito delle masse meridionali. Questo stato di cose è pericoloso per il sud. Feudalesimo da noi, continua a dirlo, continua
e continua nelle forme naturalmente che non sono più quelle ma uguali. Le famiglie che contano continuano ad essere famiglie che contano, e abbiamo un pericolo proprio per quel sogno. Negli anni 70 c'era stata questa ventata della elevazione sociale delle masse popolari e dei figli che hanno conquistato e hanno fatto il salto sociale, e c'era stata una speranza. Oggi questa speranza non c'è più, io lo ripeto quasi come monotonia. Vedete che la fuga dei nostri ragazzi sarà la mazzata più grande che avrà il Sud. Sarà la mazzata, perché non ci sarà ricambio, non più ricambio non voluto, non ci sarà il ricambio oggettivo di classe dirigente, la selezione della classe dirigente. Se i nostri giovani laureati, Erasmus e così via, se ne vanno, fuggono, e qui rimaniamo noi, questo ricambio tra di noi cambia Peppa, cambia Gianni ed è tempo stesso. Quindi il vero pericolo che è nostro è che qui non esiste una dialettica del confronto. Tu dici fondi europei, io ho paura adesso, sapete perché? Perché verremo messi alla prova, siccome veniamo da un'esperienza pluridicennale inefficienza, gestiti in modo inefficiente, io ho paura che non si risvegli, perché non si risveglia dalla sera alla mattina. Questi ragazzi, io l'altro giorno ho detto, vedendo, forse esco fuori tema, ma non vuole essere questo, voglio contestualizzare questa preoccupazione mia. Vedevo la mia nipote che inseriva la supplenza per concorso e così via. Ora dico io, voi volete favorire tornare sti giovani che se ne sono andati? Volete creare una corsia preferenziale e dire 50% diverranno assunti? Innanzitutto i giovani, che siamo tutti vecchi nella scuola. Poi conoscono la lingua, perché noi malapena sappiamo l'italiano, perché questi hanno vissuto, hanno fatto esperienze e tutto. Volete creare una corsia preferenziale? Se volete farle tornare in qualche modo, gli dovete creare i presupposti. Hanno master, posto dottorato, arrivano qualche volta, arrivano scienziati, e volete farli tornare almeno a dire, se volete insegnare il 50% vostro. No, 3 anni di supplenza, dice precari, va bene. 85% degli insegnanti di sostegno non specializzati. E se tu l'hai specializzati, vuoi farli tornare qui e riempirli di giovani? Altrimenti ci riempiamo di vecchi. Qui fra non molto saremo un ospizio vivente per chi riesce a camminare. Per chi non riesce a camminare sono la razza, come si chiamano questi che stanno morendo tutti quanti di Covid. Se non tornano, chi fa questi figli? Chi fa futuro? Chi sogna? Sogniamo io e Ugo. Ancora tu puoi sognare. Ma io e Ugo che ci dobbiamo sognare? Possiamo raccontarli i sogni, ma non sognare. Quindi tornando, ecco perché io dedico 3 capitoletti, no? E stamattina sono andati perché ci sono dei ragazzi che hanno idee politiche, devo dire, non come le mie, ma a me non mi interessa. Perché si impegnano, a me non mi interessa, l'importante è che abbiano, e ci stanno, ragazzi. Però io mi accorgo che il confronto avviene in maniera molto ristretta, perché se in una comunità, io mi ricordo quando ero io lì, eravamo non so quanti ragazzi, 2 sezioni, 30, e mo non c'è neanche la scuola, con chi si deve confrontare? Si può confrontare con un altro vecchio. Quindi questo è il vero, ecco perché i ragazzi qui non sognano. E noi rischiamo di ripetere sempre le stesse cose e non andiamo invece alla vera questione, alla vera questione. Diamo su questo la parola a Ugo, perché poi vorremmo tornare un attimo al libro. Rapidamente ha detto il motivo per il quale io mi sono affezionato a Vito. Avete visto con quanto garbo ha parlato dei suoi idoli personali e con quanta altrui generosità, obiettività, ha parlato di Gianni e Peppa, che era il podestà del popolo, di tutt'altro settore. Questo mi ha affascinato, sta libertà interiore di Vito, che gli consente di osservare il buono e il bene, il bello e il giusto,
dovunque siano, pur conservando una sua ispirazione, una sua direzione di pensiero. Questo significa non essere feudalesimo. Chi come Vito riesce a produrre una valutazione obiettiva non sarà mai aggregata al rapporto feudale con nessuno, ma sarà portatore di giudizio liberamente espresso. I grandi pensatori greci avevano questo come ricchezza interiore nella loro anima, una libertà ricca, e questa libertà li portava ad amare il bene della polis soprattutto, al di là delle cricche e delle consorterie e delle parti. Oggi viviamo la fase peggiore di questa situazione. Chi può sradicarla, smontarla? Punto interrogativo. Per questi motivi io ho ritenuto Vito degno del massimo dell'attenzione. Quando voi vedete un uomo libero, da qualunque parte provenga, inchinatevi, fatelo passare, abbracciatelo possibilmente. E questo è il destino delle terre fortunate: avere uomini liberi. Sì, nella speranza che ognuno nel futuro possa essere libero e ognuno possa avere da abbracciare un uomo libero. Ricordiamo anche quello che è una parte del libro che ho amato, perché parla di tempi che sembrano superati, ma parla di comunità. Alle mie spalle la casa che un tempo apparteneva a Concettina Fristachi è stata ristrutturata ed ha perso la fisionomia ben definita impressa nella mia mente. La scala di comare Concettina, per quel che ricordo, fino a finire degli anni 60 era una gradinata occupata da uno stuolo di ragazzi. In attesa alle 5 del pomeriggio che la straordinaria signora della TV aprisse la porta per farci assistere alle avventure di Zorro. Ricordo il sorriso, la serenità, la dolcezza di questa donna che ci accoglieva come ad un ingresso di teatro, che non si è mai infastidita della nostra invasione quotidiana. Era una donna dolcissima, devota all'Immacolata Concezione, la cui statua era custodita all'ingresso in una grande teca. La statua veniva portata in chiesa ogni anno durante la novena dell'Immacolata e dopo l'8 dicembre, a festa finita, ritornava nella casa di comare Concettina. Tutti i ragazzi capivamo benissimo che quella donna meritava rispetto e riconoscenza e il nostro comportamento era esemplare. Ognuno si sedeva per terra nella stanza che ospitava la TV, avendo cura di occupare sempre il solito posto e senza bisogno che alcuno lo sottolineasse. Comare Concettina accendeva la TV ed appena compariva l'immagine classica dell'antenna della sede romana scendeva un silenzio di tomba. Questo era un cinema ante litteram, era la sala della TV messa a disposizione della casa fortunata dove una delle poche TV o l'unica del paese era ospitata e lì si faceva comunità. Una comunità che i ragazzi vivevano, no? Ospiti di questa bellissima donna che noi riusciamo ad amare dalle pagine del libro perché capiamo quanto fosse accogliente, quanto fosse paziente. E questa è una forma di comunità che oggi purtroppo non riusciamo a ritrovare. La rimpiangi, Vito? Allora, più che rimpiango, la ricordo con grande piacere, e siccome lei non era sposata ma aveva adottato un nipote, perché il fratello era morto giovanissimo, la mamma di questa ragazza, e quindi è come se un suo figlio a tutti gli effetti. E siccome ha visto che io ho scritto di questo, non vi dico quanto mi ha... Armocidava, perché era per conto della sorella, non del fratello. E allora, questa è una donna, ma è una pazienza, mica eravamo... E poi pure noi educati, devo dire il vero, perché si andava lì, nessuno parlava, questo ci faceva sedere tutti quanti, avevamo un posto per terra, accendeva questa TV che veniva tenuta come una reliquia, questa TV veniva coperta,
e iniziava. Quando finiva, lei allora per esempio aveva i cioccolati, i nucidi, ci metteva lì, ognuno di noi mangiava e seguiva la televisione. E questo era il fatto che ricordo io tutta la mia fanciullezza, fino a quando nel 1970 mio padre non ha acquistato il televisore, io ero quota fissa lì. E quando infatti mi ha comunicato che mi ritrovavo a Milano, mio papà, che è morta questa donna, mi sono messo a piangere, era come una cosa. Ma erano, di queste donne ce n'erano tante, di queste persone nella comunità, ce n'erano tantissime. E io adesso, quando me le ricordo bene, no? Io ricordo, oltre a Comare Concettino, una scena, questo per vedere la sensibilità. Quando si faceva il pane si faceva ogni 15 giorni, no? Allora si andava, e lo racconta, una vicina, ti dava lavato, si prestavano lavato, lo rinnovava perché andava rinnovato, era il lievito tua madre, eh? Io avevo il compito di andare a prendere il lavato e portarlo. Allora mia mamma mi manda a prendere il lavato, questa signora che si chiamava Caterina. Io vado, questa era mangiare, mi sono messo a mangiare con lei. Poi mi dà questo lavato, appena esco c'erano dei ragazzi che giocavano, io posto il lavato da una parte e mi metto a giocare, non vado a portarlo subito. Quando mi finiamo di giocare mi giro e non lo trovo più. E sta con Mara Caterina e mi fa, vieni qua Vituccio, vieni qua, stai fermo. Io pensavo, dico, qualcuno se l'ha fregato, va a recuperare. Invece è andato da un'altra famiglia e ha preso un altro lavato e me l'ha dato a me. Dice, va da nonna, non ti preoccupare. E dice, ma come era Caterina, dove io ho lavato? No, non ti preoccupare, va da nonna, non ti preoccupare. Vado a casa e gli dico, oh nonna, ma io ho passato. E poi è andata in un'altra casa. Dice, sai che è stata? A Cinadisi. C'era una donna che si chiamava la Cinadisi, che per recuperare pane, qualcosa, se l'era preso e lo dava, e così recuperava un pane. Allora mia nonna mi ha detto, dice, vieni qua, quando il pane sarà pronto, il primo pane lo porta a Cinadisi. E infatti avevano capito che quella aveva bisogno e l'aveva vista, per non fare figura di andare a chiedere un pane, invece si era procurato, rubandolo, sì, il lavato, ma non gli sembrava brutto chiedere il pane. Mia nonna l'ha capito, mi ha dato il pane e io gliel'ho portato. E questa signora, che ancora la ricordo, era molto contenta, gioiosa. Non mi ha chiesto neanche il perché non era una cosa. Ha capito che aveva orchestrato tutta questa cosa per recuperare un pane. Quindi nella comunità, il senso di comunità stava nel fatto di capire i bisogni di tutti. Questa era la grande forza della comunità. La comunità aveva pure i suoi lati negativi, i pettegolezzi, una serie di cose. Ci sono tanti aspetti negativi, anche screzi. Però c'era il fatto stesso. Adesso io non sento più, da noi era invalso l'uso, almeno fino a quando io ero un ragazzino, che non corrisponde a quello che invece corrisponde qui. Tu con Mara chiami se ha tenuto a battesimo qualcuno, a cresima, no? Invece si chiamavano tutte comare. Questo me lo sono chiesto, dice, ah, nonna mia, mamma mia, facevo questo interrogatorio durante questi 11 anni, perché? E così si diceva, ma non erano legami di... Perché invece adesso si usa il termine signora. Vedete, quel termine era ravvicinante, il termine signora era scostante, è scostante, no? Si mantiene. Stessa cosa, è vero che da noi è brutto usare il voi, no? Ma io trovo difficoltà a una donna, anche una signora anziana, dare del lei, perché mi pare di tenerla distante. E gioco forza e io do del voi proprio per misurare questa vicinanza. In quel caso comare stava nel senso di vicinanza, era una vicinanza. La stessa cosa quando si uccideva il maiale, no? E allora le famiglie più in difficoltà, si usava un certo tono di riguardo, o quando c'era il pane, erano forme di solidarietà, che erano sintomo di un quadro complessivo che ognuno aveva delle singole famiglie. E stessa cosa i contadini quando lavoravano la terra, no?
si prestavano le ore, tu venivi, mi aiutavi, mi rendevi questo, perché c'era, era un po' un baratto, sotto forma di baratto, per chi non aveva, per chi non aveva la disponibilità economica. E allora, perché questo? Perché la comunità aveva una sua, ripeto, aveva una sua struttura. Oggi non abbiamo, ognuno di noi, una comunità come il mio paese, io l'ho voluta censire, no? Così, sommariamente, dico, vediamo quante attività agricole ci possono essere. Due. Uno cava pecore e un altro cava grappa. Un bar e basta. Quindi significa che il 98% della popolazione è pensionato al limite, no? Quindi che senso, non ha neanche lo spirito di andare, non c'è neanche l'esigenza, diciamo, no? Non si è spinti neanche dall'esigenza. Ognuno è chiuso, sia per l'età e sia perché ha una sua autonomia, diciamo, di tipo economica. Così come la ruga era terribile per il tagliariccio, però era identitaria, no? Uno crescendo, a me ancora gli anziani mi chiamano Vituzzo, cioè mi hanno rapportato allora e mi continuano a rapportare adesso. Gli anziani che io ho, naturalmente non leggo nel libro, no, ma stamattina mi ha visto e dice: oh Vituzzo, mi dissero che mi mentiste, c'ho il libro. Cioè è lo spirito che si viene a realizzare e che purtroppo ormai hanno perso i connotati, e l'unica memoria che rimane è la memoria delle aree interne, perché le aree che sono nate non hanno memoria, sono agglomerati di case provenienti da più parti, spesso non da un'area geografica, che non hanno, non si ritrovano un'identità comune. Spesso, per esempio, i comuni nati negli anni 70 sulla costa non hanno la piazza, che invece è significativa come gruppo di storicamente identitario della comunità. C'è qualche curiosità in mezzo a voi che si è potuta, diciamo, in questa oltre un'ora di dialogo, diciamo, espletare? C'è qualche domanda che volete porre all'autore, qualche riflessione? No? E allora continuiamo a vedere l'ultima tappa del nostro viaggio, l'ultima tappa per riannodare i fili della memoria, la faccio all'edificio che ospitava le scuole elementari e medie. Da 25 anni la scuola è vuota e i pochi bambini nati in paese frequentano le scuole a Chiaravallo, a Soverato. Forse c'è una pluriclasse ospitata nell'ex scuola materna del rione Frustia, nella parte opposta del paese. Da un quarto di secolo a questa parte calano le nascite e aumentano i morti, come in tanti paesi interni della Calabria, e la scuola è la prima a soffrirne. Le poche giovani coppie che non hanno preso la famosa valigia, non potendo usufruire dei servizi minimi che una collettività moderna richiede, sono costrette a spostarsi verso la costa con l'immaginabile destino della comunità. Questo fenomeno è stato studiato da anni e riguarda non solo le aree interne della Calabria, ma tutto l'arco appenninico della penisola, che ha l'unico pregio di non essere impattato dalla modernità e conserva almeno il tesoro dei tempi andati, conserva tracce indelebili del nostro passato, che è l'unico miracolo dell'abbandono. E questo, diciamo, è il sunto un po' di tutto il nostro viaggio e del testo. Un sunto un po' amaro, perché comunque ci fa notare come queste comunità così importanti, così reali, così veraci, sono destinate a morire. E le morti superano senza dubbio le nascite, e anche le poche famiglie, mancando i servizi, si devono spostare. Questo è il destino che stanno attraversando molti dei nostri centri: Canolo Nuovo, Agnana, Grotteria, Mammola. Un po' i nostri centri interni perdono le scuole, perdono i servizi, perdono le poste. Ricordiamo a Siderno, una volta c'era la posta, ora non c'è più a Siderno Superiore. Così come le scuole sono chiuse a Gerace, così come rimangono pochissimi supporti educativi in tutti i centri interni. Muoiono i nostri centri, muore la nostra memoria. E purtroppo questa è una grande povertà che rischia di avvinghiarci.
Contro questa povertà dovremmo essere capaci di reagire. Come? Essere appetibili, aprirci al nuovo ripopolamento. Qualche area d'Europa lo sta facendo. Io ho potuto vedere le aree della Francia e della Spagna che hanno iniziato a ripopolare i loro centri interni. E lo hanno fatto con delle strategie. Delle strategie che non vengono costruite solo col sogno a tavolino, ma insieme con la comunità politica e istituzionale, con la popolazione, ascoltando i bisogni della popolazione. E questa è anche una provocazione che vorremmo che questo libro apra in questo territorio. Secondo me è maturo il momento, proprio grazie a quei famosi fondi europei di cui prima Vito accennava, affinché questo passaggio qui si possa fare. E non sarebbe un salto nel vuoto, ci consentirebbe di recuperare prima che diventino irrecuperabili anche molti scrigni della nostra storia, delle nostre aree interne. E questa è una provocazione su cui io vorrei chiamare il territorio e Vito come testimone, perché da qui a poco cercheremo anche di riproporre, io mi occupo di fondi europei con una Eurodirect, ma lo faremo con i comuni, anche una normativa per i piccoli centri, acquisendo una legge che esiste in ambito nazionale per i piccoli comuni, una legge che in realtà dal 2017 è legge dello Stato, ma va recepita dalle regioni e va riempita di fondi affinché abbia un senso. E questa potrebbe essere costruita insieme alle comunità dei nostri centri rivieraschi, ma anche dei centri interni, affinché questa memoria diventi anche supporto, scrigno su cui costruire il futuro. Secondo me è possibile farlo, si può pensare a sgravi fiscali, si può pensare a paesi albergo, si può pensare a richiamare con l'utilizzo addirittura dei fondi agevolati le famiglie ristrutturando le case per farle riabitare. Tante cose è possibile farle, quello che sicuramente non vorremmo vederci qua tra 2-3 anni con ancora minor numero di giovani e con maggior numero di camini spenti. Questa è l'unica cosa che non vorrei essere testimone, di cui non vorrei essere testimone, e mi auguro che insieme si riesca a realizzare, anche perché i tempi sono maturi per farlo. A proposito di quello che diceva Alessandro, se voi cliccate Galliato Nanoscienze, trovate, che vedete, certe volte ci vuole anche la fortuna, no? Un pizzico di fortuna. Mauro Ferrari è stato fino all'altro giorno direttore del Centro Europeo, si è dimesso ed è tornato negli Stati Uniti. Mauro Ferrari è uno scienziato di origine friulana, lui è nato a Padova ma è friulano, quando l'Università di Canzaro c'era il rettore Ventura, l'ho chiamato qui perché voleva mettere su, perché è una branca della medicina, le nanoscienze, è la tecnologia applicata a combattere i tumori attraverso l'applicazione delle nanotecnologie, sono forme particolari di tecnologie. Lui infatti è un matematico prima ancora di essere. Allora Mauro Ferrari un giorno si frequentava l'università e poi veniva in questi paesi, la prima moglie è morta di tumore e si trovava, vede questa casa, che è la casa che io descrivo appunto dell'ex podestà contadino, si innamora, se la compra e mette su l'Accademia delle Nanoscienze, vale a dire raduna ogni anno tutti gli scienziati e fa un simposio di solito, no? E tutti quanti, le case sono tutte vuote, quindi ognuno di noi ha dato la propria casa a questi scienziati, vengono, quest'anno purtroppo è saltato, vengono dalla Germania, dal Giappone, dalla Thailandia, da tutte le parti del mondo e fanno una sintesi del lavoro condotto scientifico condotto durante l'anno. E in più lui viene periodicamente, il suo obiettivo, specie oggi che si lavora attraverso le tecnologie, si può lavorare a qualsiasi parte del mondo, lui ha messo su, infatti si prende internet ed è in un modo eccezionale perché l'ha dotato di un'antenna, non so come si chiama, eh? Comunque internet si prende benissimo, i cellulari, tutti i cellulari, e ha ristrutturato un edificio scolastico vecchio, l'hanno ristrutturato, hanno creato delle stanze, loro si riuniscono e vengono periodicamente durante il periodo e fanno l'utile e il dilettevole, il Natale, e fanno. Ora, vede, io vedo una vivacità, no? Perché ha acquistato una sua fisionomia, purtroppo sono tutti vecchi, no? Ma
si è rinvigorito il borgo. Ora, con lo sviluppo delle tecnologie che oggi consente di lavorare in qualsiasi parte del mondo, non è detto che questo, conservando la struttura e senza più fare quel sfascio che abbiamo fatto negli anni 70-80, perché abbiamo creato il cosiddetto il non finito ionico, sdogamma tutte quelle case, abbiamo messo tutto di alluminio anodizzato. Ora, avendo questa accortezza, sia dal punto di vista turistico, no? Ma conservando le tradizioni e rivalutandole, ecco perché io mi preoccupo, ho detto io, conservate tutto del nostro passato, perché può essere un volano. Quando vengono questi scienziati, noi l'anno scorso, vi ricordate, a scuola a FAUC l'abbiamo ospitata noi, questa scienziata tedesca, allora loro volevano andare a vedere vecchi troppiti, come venivano alimentati sti troppiti, e erano disponibili a tutto, a farli mettere a posto. Quindi vuol dire che c'è una potenzialità di base. L'importante è una sola: non partire con il fine speculativo, cioè avere il finanziamento da sistemarsi. Ah, è questo che ci rimprovera, e noi ci siamo incavolati con Ruth, come si chiama lui. Dobbiamo prenderlo non come un'offesa, come una questione autocritica, e dire: non ha tutti i torti, lui avrà 50.000 difetti, ma qualche ragione ce l'ha. Cioè, noi dobbiamo partire dai nostri difetti, non essere presuntuosi ed essere umili e dire: abbiamo tanti difetti, speriamo di non commettere gli stessi errori ripetuti purtroppo nel tempo che abbiamo commesso. Grazie a Vito Pirruccio, grazie al suo viaggio nella memoria del nostro territorio, Cammini Spenti, un viaggio sul filo della memoria. Grazie a Ugo Mollica, perché mi ha aiutato a condurre un po' questa passeggiata insieme senza stancarci. Ugo è un grande giornalista e un mentore. Grazie a tutti voi per la serata e grazie agli amici del libro per questa opportunità. Vi avevo pregato di subissare di domande sia Vito Pirruccio sia Mollica, ma niente, silenzio. Mi raccomando, non parlate. Allora dico io una piccola osservazione. Quando in un borgo si leva la caserma dei carabinieri, si leva l'ufficio postale, si leva la scuola, che rimane? Finisce, no? Vero? Beh, il bello è che non l'hanno levato forze esterne, sono venute da un altro pianeta, e siamo stati noi. Quindi la nostra mancanza di visione lunga, e io spero che questa visione lunga la si riacquisti. La serata di questa sera aveva anche questo come obiettivo, di allungare lo sguardo su di noi, altrimenti stiamo costruendo le premesse per un bel deserto. Scusate se approfitto e mi alzo pure io. Dobbiamo avere la caserma, e non deve essere però la caserma di Piacenza. Dobbiamo avere la scuola, e non deve essere quella di Tostillo. Dobbiamo avere l'ambulatorio medico, e non deve essere quella di Locri, perché se non è basta soltanto avere la caserma, deve essere però caserma, perché se no diventa un'altra prigione. Ecco, è così come la scuola. Se è scuola, buona, ben venga, se no meglio si chiude. Vabbè, era sottinteso. Va bene, allora vi ricordo l'appuntamento di domani sera. Guardate che domani sera vi interrogherò, vi darò subito il compito: come vorrete l'edizione ottava di 7 libri per 7 sere? Quindi studiate su questo tema domani, ecco. Però lo dovranno dire loro come la vorranno, oppure pure tu. Allora, domani, grazie per la partecipazione. Ci vediamo alla stessa ora. Grazie a tutti. Ah, una cosa secondaria. A proposito, Cosimo Pellegrino non porta tutte le colpe che diceva Mollica, eh? Cosimo Pellegrino è soltanto, diciamo, l'esponente di un gruppo di persone
associati in ALB, Amici del Libro e della Biblioteca, quindi non fa tutto lui, anzi sono gli altri che fanno e che promuovono e che poi grazie a tutti. Sì, fare bene. Grazie.